Buonasera, il fatto principale di oggi indubbiamente l'assalto che ha alcuni ingredienti ancora misteriosi al Parlamento canadese, a Ottawa. Cosa è successo? Un comando ha preso di mira tre punti sensibili, il Parlamento, il monumento ai caduti di guerra, al Milite Ignoto e un centro commerciale proprio molto vicino alla sede del potere rappresentativo canadese. Ci sono morti, ci sono feriti e c'è ancora una situazione fuori controllo. Si attende di minuto in minuto una conferenza stampa, il punto su quello che sta accadendo. Una situazione drammatica, come potete intuire, resa ancora più angosciosa dal fatto che letteralmente non si capisce quanti sono, chi sono, perché agiscono, perché seminano il terrore. Di sicuro un soldato è morto davanti al monumento ai caduti di guerra. Non si sa però quello che sta succedendo all'interno del Palazzo del Parlamento, che ancora non è stato bonificato. Quello che è sicuro è che il primo ministro è sano e salvo. Tra l'altro pochi minuti fa ha potuto incontrare telefonicamente il Presidente degli Stati Uniti Obama, perché come intuirete subito è scattato il massimo allarme anche nei vicini Stati Uniti. È inutile negare quello che si teme, anche se gli stessi Stati Uniti poco fa, la Casa Bianca ha detto non sappiamo ancora se si tratta di un atto terroristico, no? Il timore ovviamente è che ci sia l'ombra lunga dell'ISIS, che aveva minacciato proprio di fronte ai raid aerei della comunità internazionale ritorsioni nei paesi che avevano inviato aiuti e armi per chi si oppone sullo scacchiere medio orientale e appunto all'avanzata del califfato. Questo è il fatto principale, che ovviamente è in corso di svolgimento e su cui attendiamo novità. Vedremo le immagini drammatiche, peraltro, che sono state girate all'interno del Parlamento nel momento degli spari, e capirete molto, molto più facilmente da quelle immagini che cosa è successo e perché c'è tanto timore in queste ore. Ma vedremo anche i fatti italiani. Vigilia del vertice di Bruxelles, domattina incontro dell'ultima ora, in bilico, in sospeso fino all'ultimo tra governo e regioni. Non ci sarà, se non per chi cumula pensione IMSS e quella INPDAP, lo spostamento al 10%, e insomma tanto altro, ma del resto tutto questo fuori dal Canada lo vedrete nei titoli tra 30 secondi. Terrore a Ottawa, a Canada. Un comando attacca il monumento al Milite Ignoto e il Parlamento. Comando composto da 3 o 4 persone uccide un soldato davanti al memoriale di guerra. Poi rompe nel Palazzo delle Camere. Uno degli attentatori sarebbe stato ucciso dagli uomini della sicurezza. Gli altri, che si erano asserragliati sul tetto dell'edificio, sarebbero fuggiti. Evacuata la sede del Parlamento, dove si trovava anche il primo ministro Stephen Harper. Nella capitale federale del Canada la caccia all'uomo è ancora in corso, la città è blindata e bloccata. Alla vigilia del Consiglio europeo, l'ultimo della governance uscente, Renzi interviene prima al Senato, poi alla Camera. L'Europa è la Cenerentola mondiale, bisogna uscire dalle politiche di rigore. Si dice certo che con l'insediamento della nuova Commissione si cambierà linea. Sull'esame europeo della legge di stabilità, Premier dice una lettera da Bruxelles non equivale a una bocciatura. I rilievi sono normali e sono sempre stati fatti. Arrivato il bollino della ragioneria di Stato sulla legge di stabilità, dopo 24 ore di tensioni e diplomazie al lavoro tra Palazzo Chigi e il Ministero dell'Economia. Dopo il giallo dell'ok sulla manovra da parte della ragioneria, nasce quello sull'incontro tra governo e regioni, chiesto da queste ultime per discutere ancora sul taglio di 4 miliardi previsto dalla legge di stabilità. Non abbiamo chiesto noi il rinvio, dicono i governatori, ma il governo, perché non aveva nulla da farci vedere. Poi l'incontro probabilmente ci sarà domattina alle 8.
dopo le polemiche sullo slittamento al 10 di ogni mese del pagamento delle pensioni, arriva la precisazione all'INPS. L'istituto corregge il governo e spiega che la misura contenuta nella legge di stabilità riguarda solo una parte, 800.000 persone dei aventi diritto alle pensioni, quelle cioè che hanno il doppio assegno, INPS, INPTAP. Gli altri 15 milioni riceveranno la pensione come di consueto, il primo di ogni mese. Al termine del vertice di Forza Italia sembra scricchiolare il patto del Nazareno. Berlusconi non vuole modifiche all'Italia, come definisce pessima, secondo alcune versioni, l'ipotesi di un premio di maggioranza alla lista. Una modifica che avvantaggerebbe solo il PD. Appena ieri si era detto possibilista, poi smentisce questa versione di quel che avrebbe detto questo pomeriggio Berlusconi nella riunione. Stallo dei due giudici della consulta di elezioni parlamentari, archiviato il nome di Violante. Il PD a quanto pare è prossimo a contattare ufficialmente i 5 Stelle per un nome condivisibile. Buonasera, una giornata di terrore, tuttora in corso in Canada, lo Stato nordamericano il cui Parlamento è stato preso d'assalto da un commando. Non si sa nulla di certo sulla matrice di questa azione terroristica. Quello che è sicuro, ed è sicuro da pochi secondi perché l'ha comunicato ufficialmente la polizia, è che uno degli assalitori, uno degli uomini del comando e un soldato sono morti. Sono le uniche due vittime certe di un'azione che è stata veramente drammatica e che riviviamo vedendo anche le immagini che sono state girate all'interno del Parlamento. Un soldato morto, tre feriti gravi, una città blindata e una caccia all'uomo ancora in corso è il bilancio di una mattinata di terrore che ha sconvolto la capitale federale canadese Ottawa. L'obiettivo è la collina del Parlamento. Tre attacchi quasi simultanei sferrati, forse da un vero e proprio commando, secondo fonti della polizia, contro un centro commerciale, il monumento al Milite Ignoto ed il Parlamento. Tutti edifici che fanno parte dello stesso complesso governativo. È mattina presto quando comincia tutto. Il primo a cadere sotto i colpi del comando è il soldato che si trovava di guardia al National War Memorial, trasportato in ambulanza al vicino ospedale e poi morto per le ferite riportate. Gli sparatori si dirigono quindi verso l'ingresso del Parlamento. All'interno c'è il primo ministro Stephen Harper e il leader degli altri due principali partiti politici canadesi. Intanto sul posto arrivano le squadre antiterrorismo. E questo è quanto riescono a girare dei cronisti che si trovavano per lavoro all'interno del Parlamento. Intanto il centro della città viene isolato perché si teme un attacco su larga scala. Chiuse per precauzione le ambasciate, anche quella italiana. Gli uomini dei reparti speciali provvedono a portare in un luogo protetto il capo del governo, mentre il personale che si trova all'interno dell'edificio fugge in preda al panico, calandosi giù dall'impalcatura montata per i lavori di ristrutturazione del palazzo. Uno degli assalitori potrebbe essere stato ucciso, altri due avrebbero trovato riparo sul tetto, assediati dagli uomini dei reparti speciali. Ma la ricostruzione degli eventi è ancora confusa, non ci sono conferme. Quel che è certo è che l'attacco non sembra un episodio isolato. Appena due giorni fa un soldato era morto ed un altro era rimasto ferito vicino a Montreal, in Quebec, investiti dall'auto guidata da Martin Couture-Rouleau, un 25enne già noto alla polizia per le sue sospette simpatie jihadiste. Rouleau, al quale era stato ritirato il passaporto, a luglio era stato fermato in un aeroporto del paese mentre cercava di imbarcarsi su un volo diretto in Turchia. Nei giorni scorsi i capi dell'ISIS avevano lanciato un appello alla guerra santa contro quei paesi che si sono schierati contro il califfato ed invitato i suoi militanti a colpire l'Occidente con ogni mezzo ed in qualunque modo. Le autorità canadesi hanno fatto sapere di avere ricevuto informazioni secondo le quali individui o gruppi dentro il Canada avrebbero avuto l'intenzione e la capacità di commettere atti di terrorismo. Torneremo più avanti su questa vicenda che sta ovviamente monopolizzando l'attenzione internazionale. C'è stato, vi dicevo poco fa, il colloquio telefonico tra Harper e il presidente americano Obama. Si cerca di capire evidentemente qual è la matrice di questa azione e se essa si è conclusa oppure no. Tutto questo succede mentre dalle nostre parti si parla di Europa, di manovra e del vertice di domani a Bruxelles, quello decisivo che segna la fine del quinquennio della Commissione Barroso prima che arrivi quella guidata da Juncker, ma soprattutto è il Consiglio europeo che deve decidere se le manovre dei vari
paesi, le leggi di stabilità, le finanziarie, insomma, sono tutte state effettuate dai governi dei vari paesi in armonia con le regole europee, o se qualcuno ha sgarrato. Se voi guardate i numeri di quanto cresce l'economia mondiale, non c'è soltanto un problema italiano, che pure è innegabile, ma c'è un problema dell'intera area dell'euro, che è nei fatti la Cenerentola dello sviluppo mondiale. Crescita, non solo austerità. Matteo Renzi, prima al Senato e poi alla Camera, invita ancora l'UE a correggere la rotta alla vigilia del Consiglio europeo di Bruxelles, l'ultimo presieduto da Van Rompuy e con Barroso alla guida della Commissione. Un passaggio rilevante per il Premier, al di là degli avvicendamenti ai vertici delle istituzioni dell'Unione. Si volta pagina, si chiude una lunga stagione e se ne apre una nuova, spiega. Non è rinviabile una discussione su come l'Europa vuole provare a uscire dai margini stretti del rigore per impostare una strategia di crescita. Crescita da rilanciare anche con i 300 miliardi di investimenti su cui Bruxelles si è impegnata, ancora bloccati finché non entrerà in carica il neopresidente Juncker. Nessun allarme europeo sulla prossima legge di stabilità, nessuna lettera minacciosa recapitata a Roma. I rilievi sulla manovra sono sempre stati fatti, sono naturali, come è naturale che l'Italia sia protagonista con la propria voce, senza diktat esterni, dice il Presidente del Consiglio. Noi viviamo, permettetemi di dirlo con una franchezza che probabilmente potrà apparirvi eccessiva, una sorta di subalternità culturale. Basta una mezza dichiarazione del portavoce, dell'aiutante, del sottosegretario della Commissione per avere i titoloni sui giornali: l'Europa avverte, l'Europa intima, l'Europa minaccia. È un atteggiamento che noi agevoliamo e valorizziamo, perché noi siamo abituati a considerare l'Europa altro da noi. Ma l'Europa deve cambiare. L'Eurozona, in particolare l'Italia, continua Renzi, ancora soffrono le conseguenze di una linea politica che in questi anni ha privilegiato il rigore e l'austerity rispetto alla crescita. Se l'Europa smette di essere quello che è sempre stata, cioè casa nostra, e diventa una matrigna cattiva, è del tutto evidente che noi saremo sempre condannati a vedere nell'Europa un potenziale rischio e pericolo, anziché un'occasione. E proprio poco fa, mentre andava in onda questo servizio, la Camera ha approvato le dichiarazioni di Renzi sul Consiglio europeo di domani, le considerazioni di Renzi su cui appunto si è votato, con 279 sì e 140 no. Ma Renzi ha alluso, avete sentito, un po' beffardamente alla lettera in arrivo da Bruxelles. È del tutto normale che ci siano i commenti dell'Europa, sì, ma evidentemente la cosa importante è che quei commenti non si traducano in una pagella fatta di insufficienze. Primo, di quant'è l'aggiustamento strutturale dei conti annunciato? Secondo, ma ci sono le risorse per pareggiare il bilancio e pagare le riforme promesse? In fondo, nella lettera che la Commissione europea avrebbe preparato per Palazzo Chigi ci sono le domande che da giorni si fanno tutti su quella che una volta si diceva finanziaria e da un po' invece si chiama legge di stabilità. In sintesi, ma come si trovano i soldi per scongiurare il taglio da 4 miliardi di euro che, stando alla manovra del governo, andrebbe a colpire le regioni, trasformandosi a cascata in meno servizi e soprattutto sanità pubblica per i cittadini? Il chiarimento, insomma, Matteo Renzi lo deve agli italiani e non solo al commissario per gli affari economici Katainen, che in scadenza dall'incarico da novembre sarà promosso a vicepresidente con delega rafforzata sui conti dell'Unione. Per ora la lettera non è ancora partita, potrebbe addirittura, secondo alcune fonti, trasformarsi solo in una richiesta verbale, e ci vuole in ogni caso prima il sì del presidente uscente della Commissione Barroso e del suo successore Juncker, e poi comunque, ha chiarito il portavoce di Katainen, ricevere la richiesta rientra nel normale iter e non significa una bocciatura scontata. Certo, la manovra sulla manovra non sarà facile. L'Europa ci chiedeva una sforbiciata sul bilancio da 11 miliardi. Renzi e i suoi finora hanno tagliato qua e là per 1 miliardo e 600 milioni, pronti ad arrivare anche fino a 5, ma mantenendo comunque da parte il famoso gruzzolo emergenze, detto anche tesoretto, i 3 miliardi e mezzo di euro circa, che servirebbero per saldare le multe europee delle procedure di infrazione nell'eventualità si sfori il tetto massimo previsto nel rapporto deficit-PIL.
Domani e dopodomani, nell'ultimo vertice europeo con la governance uscente, il Premier e il Ministro dell'Economia Padoan si giocheranno la partita. Prima di partire però Renzi presiederà il Consiglio dei Ministri, incontrerà i governatori delle regioni e possibili modifiche, anche sostanziali, alla legge di stabilità non si escludono. Intanto è arrivata la certificazione della manovra da parte della Ragioneria dello Stato. Fino a ieri sulla bozza inviata al Quirinale mancava il timbro. Il Capo dello Stato ha chiesto spiegazioni. Renzi l'ha chiamato al telefono e Napolitano avrebbe poi rassicurato in merito anche Barroso. Ma vediamo adesso che c'è un altro elemento di mistero, piccolo mistero. Era stato convocato per domattina, ha detto lo stesso Renzi, l'ultimo incontro tra governo e governatori delle regioni. E poi ci sarebbe stato anche un consiglio dei ministri. Per questo Renzi ha fatto sapere che non parteciperà domattina al vertice dei socialisti europei a Parigi. Poi invece si è saputo che slittava il consiglio dei ministri e poi anche che non si sarebbe tenuta la riunione tra governo e regioni per causa, è stato detto, di alcuni impedimenti di governatori. Ma Chiamparino, presidente della Conferenza delle Regioni, ha smentito che fosse un problema a loro. E allora che cosa sta succedendo? Alla fine, a quanto pare, domattina prestissimo, prima delle 8, ci sarà questo incontro. Il giallo nel giallo prende corpo nel pomeriggio quando, prima sussurri provenienti dalle regioni, poi un flash d'agenzia rivelano che l'incontro con il governo in agenda per domani, avvio del negoziato sui tagli di 4 miliardi previsti dalla legge di stabilità, è rinviato. Dopo giorni di contrapposizione durissima tra i governatori e Palazzo Chigi, perfino fratricida tra Chiamparino e Renzi, la notizia è di quelle che pesano. Anche perché segue, giallo nel giallo, appunto, il caso non ancora chiarito dell'invio al Quirinale della legge di stabilità sprovvista della bollinatura, la certificazione obbligatoria delle coperture finanziarie in carico alla Ragioneria Generale dello Stato, arrivata solo questa sera dopo 48 ore di tensioni e diplomazie tra Palazzo Chigi e il Ministero dell'Economia. Era stato Roberto Maroni, presidente della Lombardia, a dire che l'incontro governo-regioni senza certezza sui conti non aveva senso. Ma sia chiaro, non abbiamo chiesto noi il rinvio, dichiara oggi a caldo Chiamparino, smentendo la voce circolata in zona governo che sia stato lui ad accampare problemi per via del Salone del Gusto. La riprova è che i governatori sono già tutti a Roma da questa sera, pronti per preparare l'appuntamento di domani. È stato il governo a rinviare, accusano sotto traccia. Non hanno nulla da farci vedere, il testo della manovra ancora non è completo, fanno trapelare. Una tesi che il governo si affretta a smontare. Cresce la pressione sul Ministero e la Ragioneria per avere al più presto la bollinatura e non è un caso che la smentita del rinvio arrivi solo insieme alla notizia che la bollinatura c'è e il testo, questa volta completo di tabelle certificate dalla Ragioneria Generale dello Stato, è arrivato al Quirinale. Il sottosegretario Del Rio ha confermato l'incontro per le 8 di domani, annuncia dunque Chiamparino, governatore del Piemonte e presidente della Conferenza delle Regioni. Da Palazzo Chigi per tutto il giorno si era tentato di minimizzare il ritardo della bollinatura e la nota del Quirinale. Le coperture ci sono, non c'è nessun caso, solo questioni burocratiche è la linea dei consiglieri economici di Palazzo Chigi. Ma Brunetta non perde l'occasione di criticare il governo per le coperture e di sottolineare il clima per nulla disteso tra i dipartimenti di via 20 settembre. Perfino le guerre intestine alla ragioneria segnalate dal giornale e non smentite. E le pensioni, si è detto di uno spostamento al 10 del mese di tutte le pensioni. È una notizia che ovviamente ha suscitato le ire dei pensionati e sembrava quasi quasi fatta apposta per garantire una più folta partecipazione alla manifestazione di protesta di sabato prossimo della CGIL, che vede tra l'altro i pensionati, nei pensionati la categoria più folta. Invece è arrivata la smentita ufficiale del Ministero dell'Economia. Riguarda solo 800.000 persone lo slittamento al 10 del mese, quelli che hanno due pensioni, INPS e INPDAP. Un tweet per fare marcia indietro, partito in mattinata dal Ministero dell'Economia e a cui ha fatto eco anche l'Istituto Nazionale per la Previdenza. Un tweet per tranquillizzare il grosso del popolo dei pensionati italiani. Saranno infatti solo 800.000 quelli che dal 2015 incasseranno quanto dovuto
il 10 del mese. Parliamo nello specifico di quelli che ricevono ogni mese un doppio assegno, incassando sia da INPS che da INPDAP. Per tutti gli altri, oltre 15 milioni di italiani, le scadenze non subiranno dunque variazioni. Il primo del mese per le pensioni INPS ed il 16 per quelle erogate dall'Istituto di Previdenza della Pubblica Amministrazione. E dopo il tweet un'altra conferma arriva dal ministro Poletti. Attualmente, ha spiegato, si sta valutando solo la situazione riferita alle persone che hanno più pensioni. La logica riguarda un tema di funzionamento e di efficienza. La vicenda infatti era emersa dall'articolo 26 della bozza della legge di stabilità, che intendeva razionalizzare ed uniformare le procedure di pagamento per tutti i tipi di pensione. Risparmio calcolato in circa 6 milioni l'anno, secondo fonti INPS, di una ventina stando al governo e una tantum per giunta. Da questi calcoli anche, forse, è scaturita la decisione di fare dietro fronte, una decisione su cui ha pesato anche la levata di scudi immediata del fronte sindacale, che si attribuisce il merito della modifica alla norma originaria subito definita con semplicità una vera ingiustizia. Non si può negare che lo slittamento al 10 del mese del pagamento di tutte le pensioni avrebbe creato non pochi problemi, anzitutto sul fronte degli affitti e dei mutui, che notoriamente si pagano entro i primi 5 giorni di ogni mese. I sindacati comunque non si fermano e dopo il ripensamento via tweet rilanciano. Hanno chiesto infatti un incontro sia all'esecutivo che all'Istituto di Previdenza Sociale per arrivare alla cancellazione della norma anche per gli 800.000 che hanno la doppia pensione. I rappresentanti di categoria hanno inoltre indetto una giornata di mobilitazione contro la manovra del governo per il 5 novembre prossimo. Allora, andiamo in diretta. Ottawa, Canada, è in corso il briefing, la conferenza stampa degli esponenti della polizia, delle forze dell'ordine canadesi, che stanno spiegando che la situazione è ancora fluida e che l'operazione è ancora in corso. Ci sono ancora, cito testualmente, molte domande a cui non possiamo rispondere. I dati di fatto. Ci sono stati due incidenti, due sparatorie. Una davanti al monumento ai caduti di guerra, e lì è rimasto ucciso un soldato che era di guardia, e poi all'interno del Parlamento c'è stata la sparatoria in cui è rimasto ucciso uno dei membri del comando. Mentre ascoltiamo in sottofondo, appunto in diretta, e il briefing, cosa sta dicendo questo esponente della polizia canadese, rivediamo le immagini, quei 40 secondi di terrore all'interno del Parlamento di Ottawa. Queste le immagini che abbiamo rivisto di ciò che è accaduto all'interno, di ciò che è stato documentato. Uno dei cronisti semplicemente che si trovano all'interno del Parlamento per svolgere l'ordinario lavoro ha avuto il sangue freddo di girare col suo smartphone. Queste immagini che abbiamo visto e ci testimoniano che cosa è successo. Lì è rimasto ucciso uno degli attentatori. L'azione è ancora in corso, lo confermano e gli uomini della security, delle forze dell'ordine canadesi. Ci sono stati molte sparatorie e vedete, andiamo a vedere sulla CNN ad esempio come sia considerato, come vedete numerose sparatorie. E questa è la situazione, e tra l'altro tutto è bloccato, tutto è sigillato, e la popolazione è stata tenuta lontana, e chi abita nelle zone adiacenti il Palazzo del Parlamento è stato richiesto di non avvicinarsi a porte e finestre, di restare
assolutamente al coperto e al sicuro, perché la situazione ancora non è sotto controllo. Dagli Stati Uniti e dal Canada, che sono direttamente coinvolti, due paesi vicini tra di loro che sono sotto la minaccia dell'ISIS, andiamo all'Europa, che probabilmente dovrà fronteggiare la sfida dello Stato islamico, ma per ora vive più tranquillamente alle prese con il proprio cambio di governo. Dopo un lungo democratico viaggio ce l'abbiamo fatta. È la didascalia, la foto twittata dal neo presidente della Commissione europea. Accanto a Jean-Claude Juncker c'è Giacca Rosa, Federica Mogherini, nuovo alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea. E intorno a lui le altre donne della Commissione. Poche, 9 su 28 commissari, ma non è colpa sua, spiega Juncker. Ha dovuto adeguarsi alle proposte dei Paesi membri. Dal 1 novembre e per i prossimi 5 anni la nuova Commissione si metterà in marcia. Il Parlamento europeo l'ha votata, come previsto, con oltre 400 voti a favore e 209 contrari, con il sì del PPE, di quasi tutti i socialdemocratici e di buona parte dei liberali europei, contro i Verdi europei, la sinistra unitaria e gli euroscettici di Nigel Farage, mentre conservatori e riformisti, 67 voti, si sono astenuti. Si parte con il piano di investimenti da 300 miliardi di euro che Juncker promette di presentare in anticipo rispetto al previsto. Prima di Natale sapremo così che direzione prenderà quel denaro per stimolare crescita e lavoro. Vorrei che l'Europa prendesse la tripla A sociale, ossia, spiega Juncker, il miglior giudizio possibile sulle politiche sociali. Ma ci sono anche altri fronti su cui l'Unione deve impegnarsi al meglio, dall'ondata migratoria proveniente dal sud del Mediterraneo alla minaccia jihadista dell'ISIS. Un tema che vedrà impegnata in prima battuta l'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione, Federica Mogherini. Per lei forse il compito più difficile. Riuscire dove il suo predecessore, Lady Ashton, ha fallito, far parlare cioè l'Unione con una voce sola. Andiamo ai altri fatti politici. È crisi virtualmente in Regione Sicilia. Poco fa il Presidente della Regione, Rosario Crocetta, ha annunciato di aver azzerato la Giunta, ha appena firmato i decreti di revoca degli assessori e scricchiola anche il patto del Nazareno. La porta mezza aperta, la nuova modifica all'Italicum si chiude di colpo. Se ancora ieri sera Berlusconi si diceva possibilista sul premio di maggioranza alla lista e non più alla coalizione, lanciato lunedì da Renzi alla direzione del PD, oggi pomeriggio dalla riunione del gruppo di Forza Italia al Senato arriva il secco no. Siamo assolutamente contrari alla proposta che ha fatto Renzi per quanto riguarda il premio di maggioranza alla lista. Rimaniamo convinti che l'Italicum che è uscito dalla Camera sia quello che debba essere approvato laddove si discuterà al Senato. Una mezza retromarcia suggerita, dicono, dai calcoli presentati da Denis Verdini, che avrebbe illustrato l'effetto pratico della proposta, un drastico ridimensionamento della pattuglia parlamentare di Forza Italia. Del resto, con i sondaggi che danno il partito di Berlusconi terzo dietro PD e 5 Stelle e dunque fuori anche dall'eventuale ballottaggio, accettare la proposta di Renzi per molti equivaleva ad una sorta di suicidio politico. Una resa al disegno egemonico del Premier. Nessuno scioglimento, ha rassicurato i senatori. Resto in campo per tornare a vincere. C'è tutto il tempo per riorganizzarci. Non si vota prima del 2018, ha detto l'ex cavaliere e ha ribadito la linea dell'opposizione al governo. Ha chiarito che sulla legge di stabilità ci sono alcune proposte che possiamo accogliere, ma molte altre cose non vanno bene. Ha chiarito che il governo Renzi rimane comunque, come tutti i governi di sinistra, il governo delle tasse e quindi questa è la nostra posizione. Romani anche escluso che la prossima settimana ci sarà un nuovo incontro tra Renzi e Berlusconi, come invece era pronosticato. Segnali di crepe nel patto del Nazareno, con l'Italicum che deve ancora iniziare il suo cammino in Senato, nonostante nelle intenzioni di Renzi sarebbe dovuto partire subito dopo la pausa estiva. Oggi il Premier ha fatto il punto con i capigruppo Zanda e Speranza e con Anna Finocchiaro, presidente della Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama. Renzi vuole portare a casa la riforma elettorale entro l'anno, ma il dubbio in Forza Italia e anche tra i suoi è che dietro la volontà di un'approvazione definitiva in tempi rapidi ci sia la tentazione di andare al voto in primavera. Comunque sia, un nuovo faccia a faccia con Berlusconi sarà necessario per sbloccare l'impasse. E c'è l'apertura nei confronti dei 5 Stelle per sbloccare l'altra impasse, quella sulla nomina dei giudici della Corte Costituzionale.
allargare l'accordo sulla consulta ai 5 Stelle. La maggioranza cambia verso sull'elezione dei giudici costituzionali e punta ad abbandonare i politici per cercare profili tecnici ed intercettare anche i voti grillini, che finora si erano detti pronti a collaborare solo in caso di figure terze. Voti fondamentali per raggiungere il quorum altissimo di 570 voti, quasi impossibile da ottenere con il voto segreto che enfatizza il malcontento nei gruppi. Maggioranza e Forza Italia infatti ce li hanno sulla carta, ma non nelle urne. L'offerta avrebbe anche una contropartita all'elezione di un nome indicato dal Movimento per il CSM. Noi siamo lontanissimi da qualsiasi scambio di poltrona. Noi abbiamo fatto i nostri nomi anche per il CSM da parecchio tempo. Per 5 mesi hanno bloccato il Parlamento impiccandosi su nomi che non c'entravano per nulla con la Corte Costituzionale e col CSM, ma erano nomi esclusivamente politici. Oggi noi acquisiamo la grande vittoria che un nome come Violante, che è un impresentabile perché è un politico e non un costituzionalista terzo alla politica, è un nome che non esiste più. I 5 Stelle rivendicano il cambio di rotta e non offrono certezze. La verità è che Forza Italia e PD da soli non hanno i voti, ma noi vogliamo vedere i nomi. Suona come una provocazione, insomma, la notizia che circola che si tratterà di 2 donne, come se si puntasse a mettere bandierine senza guardare, ancora una volta, ai profili giusti. Ma nel Movimento sono ore complicate, pesano sul gruppo le espulsioni degli ultimi giorni e lo scarto di Grillo sull'immigrazione, percepito da molti osservatori, per toni e modi, come un inseguimento della Lega. Non è così, spiegano. Non corriamo dietro la Lega, che è un partito che è 20 anni che cavalca il problema dell'immigrazione e che tiene il proprio elettorato solo perché esiste l'immigrazione. Stasera ci sarà l'assemblea congiunta. Qualche falco puntava al processo per direttissima ai dissidenti. Nel mirino la parlamentare Bechis. Ma il clima è molto teso, meglio evitare inciampi. All'ordine del giorno, fanno sapere dal gruppo, ci sono questioni territoriali e riforma del lavoro. C'è stata un'azione terroristica a Gerusalemme. Un uomo ha falciato alcuni passanti con un'auto. Sembrerebbe un incidente, no? Si tratta di un'azione compiuta da un uomo di Hamas, tra l'altro tra le persone che sono state investite c'era un bambino che è stato ucciso. Vi do questa notizia perché è probabile che questo fatto sarà l'inizio di una nuova catena di tensione e di violenze tra Israele e ovviamente i palestinesi più oltranzisti. Andiamo a dirvi che tra poco a 8:30 gli ospiti di Giovanni Floris sono Deborah Serracchiani e Giorgia Meloni. Ci fermiamo. Vi aggiorno brevissimamente su quel che sta succedendo in Canada. Sono state adottate precauzioni nelle basi militari in tutto il paese. Si cercano almeno 2 persone, 2 membri del comando che sarebbero in fuga. La loro azione potrebbe non essersi conclusa. Questo hanno detto, stanno dicendo nel briefing che è ancora in corso le autorità di polizia e di sicurezza canadesi. È tutto, linea a Giovanni Floris, con cui mi scuso per il ritardo. Ci vediamo domani.